Sì, avete capito bene, il titolo parla chiaro. Sono proprio uno stupido. Ma prima di spiegarvi il motivo vorrei mostrarvi dei grafici e poi vi spiego il motivo per cui ritengo di essere uno stupido. Prendiamo dei grafici. Allora andiamo subito a vedere di cosa sto parlando. Vorrei mostrarvi in questo video alcune situazioni che si sono venute a verificare in questi ultimi mesi su tutte le asset class. Quindi andrei a prendere veramente tutto, ovviamente in maniera molto rapida. È una pillolina. E quindi prendiamo dal Forex, ai mercati azionari, alle materie prime, alle criptovalute. E partirei dal Forex, euro-dollaro, no? Vorrei farvi vedere come, in effetti, questo mercato negli ultimi tempi ha mostrato delle chiarissime, opportunità short che sono in linea col mio piano. Due fra tutte, molto chiare, sono state questo trigger e questo trigger. Chi conosce il mio metodo sa che questa è una classica informazione di falsa rottura al rialzo di massimi precedenti e un trigger dei nostri doppio massimo lower close, che in linea con la struttura di fondo ci avrebbe dato la possibilità di shortare euro-dollaro. Dopodiché, una volta che si poteva prendere profitto, per esempio in queste zone, c'era la possibilità di rientrare ancora con un'ulteriore falsa rottura, in questo caso con una pin bar, ma soprattutto con un FTV combo, che ha permesso il movimento short, quindi la possibilità di fare un trade short su questo mercato. Ovviamente in entrambi i casi, nel caso in cui si vada a shortare qui e si vada a shortare più o meno qui, la posizione si andrebbe a chiudere qualora il mercato non vada a presentare, diciamo, il movimento che noi vogliamo vedere, quindi in questo caso movimento short. Se da qui lui parte su, si va a inserire uno stop in macchina. E si va a chiudere la posizione, che non è da poco. Poi vediamo. Questo ve lo potrei mostrare anche sulla sterlina, sull'Australia, su Neozelanda, su dollaro yen, per esempio, no? Dollaro yen, prendo tutto il movimento. Ci sono state sicuramente altre situazioni, ma per esempio questa è un FTV Power, no? Per chi la conosce. Il mercato è salito, magari si poteva andare ad affrontare delle chiusure su determinati livelli. Ma va bene anche solo l'euro-dollaro, tanto per farvi capire. Poi prendo gli indici, prendiamo il maggiore S&P 500, prendiamo l'ultimo movimento. Anche qui abbiamo almeno due trigger del nostro piano, mercato che ha iniziato a muoversi verso il basso, ha creato un mini pavimento. Qui ancora, guardate, falsi massimi, doppio massimo lower close, movimento, profitto per noi. Stessa cosa qui poi. Resistenza tecnica, FTV Power, breakout, movimento e possibile presa di profitto. Quindi anche qui, stessa cosa come per l'euro-dollaro, chiaro movimento di tendenza, short o short e posizionamento di stop ovviamente al di sopra di questi livelli, quindi qualora il mercato dovesse andare, si va a chiudere la posizione con una perdita che si è programmata precedentemente. Molto importante. E poi ancora, qua possiamo prendere veramente quello che vogliamo. Io vi potrei far vedere anche l'oro nel quale sono short in questo momento, tra l'altro. E per esempio l'oro ha iniziato a creare un movimento chiaro di swing e direzionale short e ha creato per esempio qui, eccola qua, no? Una pin FTV short. Qui in questo caso addirittura io sono ancora short, quindi ho un obiettivo più o meno qua sotto. Ma qui davvero vi potrei far vedere l'argento, potrei farvi vedere. No, il petrolio non ha fatto niente, vedete, è senza trend in questo caso, è senza trend, non c'è tendenza. Se prendiamo per esempio una delle operazioni che ho fatto, per esempio l'olio di soia addirittura, no? Qui per esempio avevo fatto un trade long, mercato che aveva mostrato più sul weekly uno dei nostri trigger, eccolo qua, inside fake out, dove vedete la linea, no, il movimento long, per esempio.
quindi anche mercati sinceramente che non sono i classici che vado a tradare, ma potrei prendermi anche il natural gas, per esempio, no? Anche il natural gas, oltre vabbè, aver fatto questa FTV che poi è volato su, per esempio una delle ultime è questa FTV o questa FTV, anche qui movimento direzionale verso l'alto, e soprattutto nel caso in cui il mercato va, una volta che si compra, va dalla parte opposta, si chiude e si chiude in stop e si perde quello che si è destinato al mercato in quel momento che si apre l'operazione, no? Quello che si è pianificato. Quindi anche qui ne possiamo vedere veramente, assolutamente potrei tirarle fuori, guardate, veramente tutte e tutte indicano una certa cosa. Poi per esempio possiamo prendere le criptovalute, Bitcoin, eccolo qua, Bitcoin che ha per esempio anche qui movimento chiaramente short, pavimento, pin bar doppio massimo lower, eccolo qua, questo per esempio è uno dei primi trigger, poi ancora FTV Classic, ok? Quindi movimento, anche qui abbiamo utilizzato una chiara tendenza e abbiamo utilizzato dei nostri trigger su grafico daily, dove se si vende qui e se si vende qui, qui abbiamo uno stop e qui abbiamo uno stop. Ovviamente poi si cerca di lavorare un po' sul punto di stop massimo, ma abbiamo un punto in cui se superato si esce. Quindi ci sono parecchi esempi, no? in queste settimane, in questi mesi, ma possiamo andare anche indietro nel tempo, che ci dimostrano una cosa. Quando un mercato ha una direzione, voi basta che mettiate una freccia sul grafico e cercate di lavorare in linea con quella freccina. Prima vi ho fatto vedere il petrolio e vi ho detto no, il petrolio no, non ha un chiaro trend. Infatti, guardate, se io vado a prendere il petrolio è laterale. Se voi provate a fare una freccia, la freccia, e prendete i minimi e i massimi della freccia, una volta che provate a fare così, poi fa così, perché è laterale, non c'è una tendenza. Ok? Quindi in questo caso qui si sta fermi per il mio piano di trading, per il mio metodo, a meno che questo non fuoriesca e non ci mostri poi ulteriori situazioni. E quindi vedete come il mercato è così. Lo dico perché tante volte quando vado a prendere, come dire, guardando anche, trovando email, prendendo degli spunti che vedo da altri trader, da altre persone, no? Che fanno trading, noto che c'è questa voglia, questa chiara, come dire, questa chiara impostazione di andare a complicare, no, la cosa, lavorando magari nell'intraday, cercando complicati metodi di trading, complicate cose sul mercato, quando il mercato invece o sale o scende o come il petrolio per un po' rimane laterale. Questo non sto dicendo che andiamo a vedere per esempio, non so, l'indice di prima, no? L'indice S&P. Qui per esempio ci potrebbero essere il fatto che io magari entro qui e questo riparte, no? Quindi c'è una chiara direzione, sì, riesco a fare una freccia che scende, quindi io vado su quella freccia, ma ovviamente c'ho degli stop. Però è chiara la situazione, cioè io lavoro sul fatto che c'è una corrente e cerco di lavorare su quella corrente. Se non c'è una corrente chiara non ci vado a lavorare, oppure se c'è una corrente chiara non ci lavoro contro. E questo è un difetto di moltissimi trader che tendono a comprare quando il mercato scende e a vendere quando il mercato sale, pensando che si compri meglio o che si venda meglio perché siamo arrivati su un punto ormai non può fare di più. Allora qui mi viene da prendere il grafico di dollaro yen, per esempio, che guardate, questo è un settimanale e non può dare di più, poi una settimana, due settimane, tre settimane, quattro settimane, a 124, vuoi che non scenda, sale ancora, va a 130, e poi magari adesso salirà ancora, ok, obiettivo 135. Ci avete capito? Quindi, e qui riesco a fare la freccina? Sì che riesco a farla, guardate qua, boom, freccione faccio,
perché mettersi contro dei mercati? Perché mettersi contro la tendenza che è, alla fine è una verità che ci dice il grafico, un po' come il prezzo che vale oggi in questo momento il Bitcoin e il dollaro yen, 129. La tendenza è la serie di minimi e massimi che crescono. Quindi la cosa che, ecco, su cui voglio farvi riflettere è questa. Tante volte mi trovo con alcune persone e quando spiego, no, come lavoro, soprattutto trader, magari che da tempo fanno il trading, mi è successo più di una volta che quasi mi si guardasse con due occhi così, come per dire, ma questo ci fa o ci è? Fa veramente il trading o fa solamente il platinum e prende i soldi da lì, se le solite cose che vengono fuori? Perché gli sembra impossibile che io lavoro su queste cose. E io lavoro su queste cose. Il trading è bello perché è vario, io lavoro su queste cose. Vi ho appena fatto vedere come i trend sono trend e lavorare sul trend è la cosa forse principale, con i dovuti stop, perché non sempre il trend continua, ma con i dovuti stop e l'accettazione del rischio si fa quello, no? E io è da veramente tanti anni che faccio trading, ormai anch'io ho superato i 40 e faccio trading da un po' di tempo, perché faccio trading da svariati anni, e posso dire che le volte che ci sono andato contro la corrente sono spesso le volte in cui ho faticato di più a guadagnare. Ma avete visto come l'ho guardata la corrente? Una freccia. Punti dove il mercato swinga. Punti dove il mercato swinga. E ci dà qualche segnale dei nostri. Grafici ampi, weekly, daily, non più sotto, e cercare di prendere quelle correnti. Questo per me è il trading. Quindi, ecco, volevo farvi riflettere su questo. Keep it simple. Invece di andare a continuare a complicare il proprio piano e il proprio trading, provate a semplificare. Invece di aggiungere, provate a togliere. Io credo che in questo modo si possano raggiungere risultati migliori. Quindi, per concludere, volevo dirvi che sì, diciamo, credo che posso assolutamente confermarvi che io sono uno stupido seguitore di trend. Alla prossima.